È divampato intorno alle 13 di sabato un incendio di vaste proporzioni, partito dalle campagne di Sorso verso Porto Torres, interessando le regioni di Badde Fustigu e Badde Longa. Le fiamme si sono estese velocemente, favorite anche dal forte vento che ha soffiato per tutta la giornata, raggiungendo la Buddi Buddi per poi proseguire nelle campagne di Sorso, tra la chiesa di San Michele e Badde Fustigu. Sono stati attimi di panico per i residenti della zona. Molti si sono allontanati dalle loro case, lambite dalle fiamme e salvate solo grazie all'immediato intervento delle squadre della Forestale e dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia, i Carabinieri e i Barracelli. Sono intervenuti due elicotteri antincendio e un Canadair. Dopo aver avuto ragione delle fiamme, sono iniziate le operazioni di bonifica dell'area, che si sono concluse solo nel tardo pomeriggio. Si svolgeranno con tutta probabilità domani i funerali delle due donne decedute giovedì pomeriggio nel tragico schianto sulla strada per Alghero. Le salme verranno restituite ai familiari dopo l'autopsia prevista per oggi. E sempre per oggi è previsto l'interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari di Emanuele Secci, caporale maggiore della Brigata Sassari. Secci, giovedì pomeriggio era alla guida della Renault Scenic che per cause ancora in fase di accertamento ha travolto la Chevrolet Matiz azzurra in panne sul ciglio della strada. Sulla piccola utilitaria viaggiavano quattro donne e una bimba di appena 5 anni. La macchina ha iniziato a dare problemi, tanto che la conducente, Monica Ritazzu, sassarese di 48 anni, ha accostato sul ciglio della strada in attesa che il marito le venisse in soccorso da Sassari. Due donne e la bimba sono scese invece dall'abitacolo per prendere un po' d'aria. Monica Ritazzu e Luisa Mulargia, 72 anni, sono rimaste all'interno. La Scenic è piombata sulla piccola comitiva, causando la morte immediata di Monica Ritazzu e Luisa Mulargia, ferendo gravemente la bambina e le altre due donne che si trovavano all'esterno. I minuti successivi all'impatto sono ancora in fase di accertamento. Emanuele Secci è sceso dalla sua auto, sembra abbia preso in braccio la bambina, almeno stando ad alcune testimonianze fornite dagli automobilisti di passaggio che hanno assistito all'impatto. Forse in preda al panico l'avrebbe affidata ad una donna che gli si è avvicinata per aiutarlo e poi si è allontanato, facendo perdere le sue tracce fino all'alba del giorno successivo, quando è stato ritrovato da alcuni suoi commilitoni nei pressi della chiesa di Nostra Signora d'Italia ad Olmedo, ferito e in stato di shock. Il fatto che abbia abbandonato la scena del tragico schianto non depone certo a suo favore, però è possibile per chiunque perdere un attimo la testa in una situazione del genere. Su Facebook si è scatenato un dibattito tra chi lo colpevolizza per non aver prestato soccorso ai feriti e chi invece si aggrappa, per difenderlo, a quel tentativo di soccorrere la bimba, della quale peraltro non fa che chiedere notizie. Oggi il giudice ascolterà la sua versione dei fatti. Abbiamo ricevuto una segnalazione particolare. A contattare la nostra redazione sono stati i cerchioni di molte auto, i quali lamentano le precarie condizioni del manto stradale in città. In particolare la lamentela si concentra su una buca che si trova in via Amendola, sul lato destro per chi arriva da Viale delle Conce e va verso la parte alta della via. Il manto stradale sta cedendo e il continuo passaggio di auto e moto non fa che allargare la pericolosa voragine che si sta creando e che mette a dura prova non solo i cerchioni e gomme, ma anche la vita dei motociclisti che transitano quotidianamente nella via. È pur vero che la vita dei cerchioni è fatta per sopportare lunghi tragitti e percorsi tortuosi, ma Sassari, ci scrivono i cerchioni, ci sta veramente rendendo la vita impossibile. Il colonnello Francesco Tudisco lascia il comando della Guardia di Finanza di Sassari per assumere l'incarico di comandante provinciale di Pistoia. I 3 anni che lo hanno visto al vertice delle Fiamme Gialle del Nord Sardegna sono stati particolarmente intensi e hanno consentito di realizzare numerose iniziative a favore del personale e di conseguire importanti risultati nei settori della polizia economico-finanziaria a tutela di primari valori della collettività, con il contrasto all'evasione fiscale nazionale ed internazionale, all'economia sommersa nella sua duplice forma del sommerso d'azienda e di lavoro attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli. Particolare impegno è stato profuso e significativi risultati sono stati raggiunti nell'attività a tutela della spesa pubblica, alla lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti. Al colonnello Francesco Tudisco, salutato con una breve cerimonia all'interno della caserma, subentra il colonnello Antonello Reni, il nuovo comandante provinciale proveniente dal comando
comando provinciale di Oristano a 46 anni e si è arruolato nel corpo della Guardia di Finanza nel 1989, ricoprendo numerosi e prestigiosi incarichi di comando. Manca una settimana all'inizio del ritiro e la Torres ad oggi si ritrova con solo 5 giocatori in rosa. Si tratta di Matteo Bisogno, un rientro il suo dopo che l'anno scorso ha chiuso la stagione con la maglia del Castelsardo, della conferma di Angelo Della Guardia, difensore di 21 anni, lo scorso anno qualche sporadica apparizione in prima squadra, del centrocampista offensivo Mattia Agueli, classe 1997, già in gol la scorsa stagione nella gara con la Nuorese, del neoacquisto Angelo Scalzone, 26enne, punta dalle belle speranze, con 28 reti segnate in 135 presenze tra C2 e Serie D, proveniente dal Taranto, e del sudamericano Roberto Merino Ramirez, centrocampista attempato con un buon curriculum sulle spalle, ma con molte pause date da infortuni negli ultimi 2 anni. La società, dalle scarse notizie che trappellano dalla sede di Viale Adua, lascia intendere che si sta lavorando alacremente per mettere a disposizione del neotecnico Alberto Bacci una rosa di giocatori tali da svolgere un campionato al vertice, con l'obiettivo minimo il raggiungimento dei play-off. Il 1° di agosto è fissata la partenza per il ritiro precampionato. Siamo tutti curiosi di conoscere i nomi dei protagonisti che saliranno sul pullman in direzione Fonni, centro montano che ospiterà il rossoblù per 15 giorni. In mancanza di conferenze stampa non ci resta che attendere e spiare dal buco della serratura. È in cantiere la nuova stagione della Dinamo Banco di Sardegna. Come nei precedenti anni, il precampionato si svolgerà in giro per l'isola. Si parte dal ritiro di Olbia, passando oltre che per il Palasserra di Migni, per i campi di Padua e Nuoro, per concludersi poi nel Capo di Sotto. Saranno tutte di prim'ordine le avversarie di questa stagione. Innanzitutto i campioni di Eurocup del Galatasaray, i tedeschi dell'Alba Berlino, l'Apoel Gerusalemme di Simone Pianigiani e dell'ex Jerome Dyson e le italiane Sidigas Avellino e Juventus Caserta. Come dicevamo, partenza il 22 agosto per il ritiro al Geo Village di Olbia. Il 26 agosto è il Welcome Day con la presentazione del roster della stagione 2016-2017 ai media. Per il basket giocato invece, ad aprire le danze, il torneo internazionale Geo Village giunto ormai alla 4ª edizione. Al Geo Palace le sfidanti del banco saranno la Sidigas Avellino di coach Sacripanti, la Juve Caserta e l'Apoel Gerusalemme. I ragazzi di coach Pasquini incontreranno quindi gli irpini della Scandone Avellino in un amichevole il 7 settembre a Padru. In agenda 2 amichevoli tra i sassaresi e i campioni europei del Galatasaray, freschi di vittoria dell'Eurocup. Si parte l'11 settembre a Sassari per il trofeo Città di Sassari Mimì Anselmi e si replicherà poi il 13 a Nuoro. Per concludere, il torneo City of Cagliari, che quest'anno vedrà protagonisti insieme alla Dinamo, l'Alba Berlino, il Galatasaray e il Laboral Kutsa Vittoria Gasteiz. Ben ritrovati amici per il nostro Termo Talk, la trasmissione che dedichiamo a tutti i condomini per quanto riguarda la contabilizzazione del calore. Tutti quelli che ne avranno necessità e dovranno adeguare quindi il proprio impianto di riscaldamento. Abbiamo trascorso la prima settimana insieme, da oggi ripartiamo con una nuova serie di puntate, occupandoci adesso di scendere nello specifico. La settimana precedente abbiamo dato una sgrossata a quelle che erano le argomentazioni, mentre invece ora proveremo a scendere un pochino più nello specifico. Ancora una volta è con noi il signor Salvatore Manca, ben ritrovato. Salve, Salvatore, salve a tutti. Buona giornata. Allora, proviamo a scendere, come ho detto, appunto nello specifico. Se io dovessi chiederle, ad esempio, che cosa cambia effettivamente all'interno di ogni appartamento una volta che vengono posizionati
il contacalorie e il termoregolatore. Effettivamente, cioè, proviamo a dare un segno di quello che è l'effettivo cambiamento rispetto a quello che c'era prima. Allora, l'impianto del nostro appartamento è costituito da radiatori. Ogni radiatore, in base a questa normativa per la quale dovremmo adeguarci, ogni radiatore dovrà essere dotato di due elementi. Una valvola termostatica, abbiamo già accennato precedentemente, forse qualche volta, una valvola termostatica e un ripartitore. Ovviamente, parlando di ripartitore, ci riferiamo ad un impianto con distribuzione a colonna. E anche di questo ne abbiamo accennato, che esatto, è inutile che lo precisiamo. Abbiamo visto la differenza tra un impianto a colonna e un impianto orizzontale. Esatto. Questi due elementi, valvola termostatica e ripartitore, sono due elementi necessari perché l'impianto possa considerarsi a norma, ma comunque sono indipendenti uno dall'altro, non comunicano neanche. Però vediamo un attimo qual è la loro funzione. La valvola termostatica serve per regolare la temperatura della stanza, non la temperatura del radiatore, la temperatura dell'ambiente. Quindi rileva nella quale... l'ambiente in cui il radiatore è collocato. Esatto. La valvola termostatica ha all'interno un gas in forma liquida. Questo gas praticamente è molto sensibile alla temperatura ed espandendosi chiude un rubinetto che vieta l'accesso all'acqua all'interno del radiatore. Quindi una volta che il liquido espandendosi chiude l'accesso all'acqua, il radiatore piano piano si raffredda. Ciò significa che la valvola termostatica ha riconosciuto la temperatura dell'ambiente idonea alla regolazione che abbiamo effettuato noi. Quindi avevamo già detto essere massimo all'interno di un ambiente in circa quanto? 20 gradi, gradi, 20 esatto. gradi, con una tolleranza di 2 abbiamo detto. Abbiamo detto, questa è la normativa. È quello che è previsto. quindi diciamo, in base a quello che alla temperatura che abbiamo impostato, che secondo la valvola termostatica sarà evidenziata con delle tacche, 1, 2, 3, 4, 5, altre valvole un po' più sofisticate indicano esattamente il valore di temperatura. Bisogna dire che ci sono, ovviamente stiamo dando un'informazione molto generale. Secondo il posizionamento del radiatore, se il radiatore invece che essere per esempio al centro della stanza è in una posizione un po' più ad angolo rispetto ovviamente all'ambiente, la valvola termostatica probabilmente percepisce un calore più intenso e quindi interrompe prima il flusso dell'acqua. Non ci sono leggi precise, ognuno nell'organizzare il proprio appartamento deve regolare la valvola termostatica secondo la propria sensazione, secondo il proprio benessere che ottiene nell'ambiente o che desidera nel proprio ambiente. Quindi probabilmente alcuni radiatori la cui valvola termostatica è stata impostata sulla terza tacca esprimeranno un valore nell'ambiente di 20 gradi, in altri ambienti probabilmente 20,5 o 19, dipende da come è sistemato il radiatore, okay. Da qual è la posizione. Abbiamo detto poi del ripartitore. Il ripartitore è un altro elemento obbligatorio per quanto riguarda l'adeguamento che deve essere eseguito in tutti gli impianti e deve essere applicato grosso modo al centro del radiatore, come parlando della larghezza ovviamente, e al 75% dell'altezza. Questa è la posizione che generalmente viene indicata. Ci sono casi particolari, per esempio pensiamo a radiatori che sono coperti da pensiline, da ripiani, che sono un po' in nicchie. Allora ovviamente sia la valvola termostatica che il ripartitore non possono funzionare al meglio, perché l'aria non ha una circolazione naturale e quindi vanno inserite delle sonde
esterne al radiatore, applicate a circa 1,5 m, 2 m dal radiatore, applicate sul muro, in maniera tale che percepiscano la temperatura dell'ambiente in maniera corretta in casi appunto in cui i radiatori sono mascherati o per esempio hanno dei tendoni. Cioè, dobbiamo abituarci a utilizzare i radiatori in maniera diversa, perché anche saltuariamente, se questi elementi vengono coperti, sia la valvola termostatica che il ripartitore funzionano male. Quindi Questa un radiatore posizionato dietro le tende a questo punto, insomma, potrebbe creare dei problemi, Certo, ovviamente. li crea perché innanzitutto distribuisce meno calore All'ambiente. all'interno dell'ambiente. La valvola termostatica, siccome il calore è concentrato e Tutto riparato dalla dietro la tenda, tenda. percepisce un calore immediato. E automaticamente si stacca. Ovviamente, tutti questi strumenti sono strumenti, diciamo, sono scemi, nel senso che non ragionano. Dobbiamo ragionare noi, dobbiamo metterli in condizione di funzionare in maniera corretta e farli Bene. diventare intelligenti. Sarà Questo. un'impresa. Sarà un'impresa. Va bene. Volevo aggiungere una cosa. Teniamo conto che l'esagerazione nell'utilizzo delle valvole termostatiche o l'apertura di finestre nel momento in cui le valvole termostatiche sono sulla terza attacca o quarta attacca, eccetera, eccetera, significa dispersione di energia e dispersione di denaro. Un grado sprecato di energia, o comunque non sprecato, un grado corrisponde al 20% del consumo. Però. Cioè, se invece che a 20 gradi sistemiamo la temperatura a 17 gradi, abbiamo risparmiato il 20%. In caso contrario, abbiamo sprecato il 20%. Ho capito. Bene, anche questa diciamo che è una informazione, credo, molto utile per i nostri ascoltatori perché poi saranno loro stessi a regolarsi su quello che deve essere l'utilizzo del proprio impianto. Quindi, bene o male, credo che l'informazione sia corretta. Va bene. Salvatore, noi anche per oggi diciamo che possiamo concludere qui la nostra puntata. Ci diamo appuntamento a domani, arrivato a questo punto, e domani sicuramente troveremo un altro argomento col quale potremo darvi ulteriori chiarimenti. Bene, grazie Salvatore, Di appuntamento a niente, grazie a domani, voi. grazie a tutti, buon proseguimento del nostro TG.
TG Informazione e Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.